Gentili signore e signori, buonasera. Queste immagini vi giungono in diretta dallo stadio San Nicola di Bari, dove stanno per affrontarsi il di Roberto Alberti, il cittadella di Claudio Foscarini. Siamo alla terz'ultima giornata di campionato in Serie B e oggi si incrociano la lotta per entrare nel retrocedere con il cittadella, che dopo gli exploit dell'ultimo mese cerca un risultato utile per stare lontano dalla coppia varese. Contro il Latina, sempre del Bari ovviamente, era di 32.528, oggi siamo già un pochino sotto 4.000, più tardi avremo il dato ufficiale definitivo dei presenti, comunque record assoluto già battuto. Andiamo a dare un'occhiata agli schieramenti. Il Bari gioca a 4-3-3 davanti a Guarna, ci sono Sabelli, Cepitelli, Polente e Calderoni, in mezzo al campo Sciaudone, Romizzi e Lugo, davanti Nadarevic, João Silva e Ciani. Dunque le sorprese sono le dunque in Bari, scelto da Roberto Alberti. Grande sciarpata dello stadio San Nicola intanto, mentre le squadre sono ancora negli spogliatoi, tra poco usciranno dal tunnel, ma il grande spettacolo della curva e dell'ordinata dello stadio San Nicola merita queste inquadrature. Andiamo sul Cittadella, dove 4-4-2 ha scelto Claudio Foscarini con Di Gennaro in porta, Colombo, Scaglia, Pellizzere, Alborno in difesa, fuori Colì dunque per indisposizione, ma la notizia risale già a ieri. In mezzo al campo Surraco, Busellato, Rigoni e Paolucci, davanti giocano Diori, panchina tra gli altri c'è Gasparetto che, visto il ritorno di Scaglia, scivola in panchina come primo difensore del Cittadella. Lo vedete inquadrato contro i 34.000 tifosi del Bari che affollano oggi gli spazi dello stadio San Nicola, che continua a dare spettacolo come vedete da queste inquadrature. Si canta per quanto riguarda i tifosi del Bari, anche perché è abbastanza probabile che domani alle ore 10, quando ci sarà la terza asta in tribunale dopo il fallimento del Bari, è probabile, vi dicevo, che domani la situazione si sblocchi. Varese, Rosati, Antonio Rosati con al suo fianco Perduti, con Paolo Montemurro, tutti oggi erano presenti a Bari, sono andati in tribunale, hanno presentato di fatto l'offerta ufficiale che domani verrà confermata, dunque è probabile che domani il Bari avrà un nuovo proprietario. Arrivano i giocatori, Superspot e poi Bari contro Cittadella, Superspot. Con l'arbitro del match che è Michael Fabri di Ravenna, con gli assistenti Stefano Alassio di Imperia, Marco Polano di Livorno, il quarto uomo Pasquale Cangiano da Napoli. Un grande spettacolo veramente lo stadio di Bari, che negli ultimi due mesi, dopo il fallimento, dopo l'allontanamento di fatto dei matarresi dalla società, ha ricompattato la tifoseria barese, che si conferma tra le più calorose del campionato di Serie B unitamente a quella del Palermo. Per quanto riguarda l'azione di oggi, vi ricordo dunque che il Bari giocherà con un tridente inatteso, con Nadarevic e Ciani, punta esterna, e João Silva, punta centrale. Per quanto riguarda invece il Cittadella, le due punte sono Milan Djuric e Claudio Coralli. Ripeto ancora la notizia del pomeriggio, è arrivata l'offerta ufficiale di Antonio Rosati, che dopo tanti anni al Varese, che ha portato l'anno scorso, adesso potrebbe domani diventare nuovo proprietario del Bari, anche se è in arrivo, sembra, una seconda offerta campo, perché il Bari ha bisogno assolutamente di portare a casa. Bene, eccoci, immagini dalla tribuna dove ha annunciato Antonio Rosati, che oggi ha presentato la sua richiesta ufficiale, domani la formalizzerà nell'asta al Tribunale di Bari, nell'asta fallimentare. Dunque Antonio Rosati, ex presidente del Varese, in tribuna.
potrebbe essere lui il nuovo proprietario da domani del Bari. Bari che oggi però ha una partita complicata contro un Cittadella solido, ben messo in campo da Claudio Foscarini. Bari spinto da 35.181 tifosi, questo è il dato che è appena arrivato, dato ufficiale. Nuovo record di spettatori presenti quest'anno in una partita del campionato di Serie B, record battuto quello di Bari Latina di un mese fa. Ripeto il dato, 35.181 gli spettatori presenti, i biglietti venduti oggi per Bari Cittadella. Non ci sono abbonati quest'anno al Bari, che non ha aperto la campagna abbonamenti la scorsa estate. Si comincia con questo tiro a lato di Paolucci dopo 7 minuti per il Cittadella, un buon Cittadella che copre e poi quando può riparte in contropiede qui con Surraco che mette la palla in aria, si gira, non riesce però a trovare la coordinazione per il tiro. Coralli, non c'è assolutamente niente su Coralli, si lamenta un po' la panchina del Cittadella, quarto uomo invita tutti a stare calmi. Poi calcio di punizione per il Bari, Lugo la mette in area di rigore, Ciani ci arriva sul primo tocco suo, ma sul cross calibra male la forza, palla che si perde in fallo laterale dalla parte opposta del contropiede di Djuric, fermato in estremis da Cepitelli. Intervento poi del portiere Guarna. Buon primo tempo dei due attaccanti Djuric e Coralli del Cittadella. Poi Colombo per Surraco, sul cross palla smorzata da Lugo, gran numero di Rigoni che salta con eleganza Sciaudone, ma si divora la palla dell'1-0. Siamo al sedicesimo, la disperazione di Nicola Rigoni. Ancora Cittadella pericoloso subito dopo con Paolucci che la mette, colpo di testa di Surraco al 21esimo, palla al lato. Due occasioni in 5 minuti per il Cittadella, Rigoni al 16esimo, Surraco al 21esimo. Quella di Surraco la stiamo rivedendo. Il Bari non si rende pericoloso nei primi 23 minuti perché il Cittadella non concede nulla. Un Bari che fa fatica e trova la prima occasione su questo calcio d'angolo, girata alta di Cepitelli, primo tiro dunque al 23esimo del capitano del Bari. Bari che continua però a spingere, palla calciata al volo da Calderoni, è la prima parata di Gennaro e arriva al 31esimo sul tiro da fuori di Calderoni. Finale di tempo di Marca Barese, bello il controllo di Nadarevic, tiro a cross pericolosissimo, non arriva Ciani, palla che si spegne a fondo campo. La disperazione dell'attaccante albanese del Bari sul tiro a cross di Enis Nadarevic. Primo tempo dunque che si chiude con il risultato di 0-0 e con 4 ammoniti Sciaudone, Calderoni, Surraco e Djuric. Eccolo in tribuna Antonio Rosati, pescato dalle nostre telecamere, eccolo qua inquadrato l'ex presidente del Barese, al suo fianco vedete Montemurro, uno dei suoi soci annunciati. Vedremo domani mattina cosa accadrà alle ore 10, l'asta in tribunale a Bari deciderà il destino del Bari, ma grazie ai nostri tecnici e ai nostri operatori che sono andati a pescare Antonio Rosati, ex vicepresidente anche del Genoa oltre che presidente per tanti anni del Barese Calcio. Sull'immagine di Rosati ci fermiamo, pausa per noi, pubblicità, tra poco. A due giornate dalla fine, 3 punti di vantaggio sono parecchi. Qui si lamenta Nadarevic, si gioca, palla comunque ancora del Bari. Del Vecchio, si ferma Del Vecchio, vedete che è lenta proprio nella fase di centrocampo la manovra di impostazione del Bari, servirebbe un po' più di fantasia. La palla in mezzo, deviazione di tacco, Ciani sul fondo, occasione per Edgar Ciani all'ottavo, si è lanciato sul pallone in anticipo rispetto al suo avversario Ciani, ma rivediamo lo spunto di Sciaudone, poi Sabelli al cross, prende il tempo all'avversario, va di tacco sul primo palo, grande invenzione di Ciani che in controtempo con il tacco cerca la porta, anticipa Scaglia ma la mette fuori. Colpo di tacco dunque di Ciani all'ottavo minuto, palla sul fondo, prima fiammata del Bari in questo inizio di secondo tempo. Io credo saranno fondamentali i due cambi che rimangono a disposizione dell'allenatore del Bari Roberto Alberti. La partita è un po' bloccata, se non azzecca i due cambi il Cittadella ha intuito che può farcela, portare a casa almeno un pareggio. Parte il lancio per Djuric, Cepitelli in anticipo, Djuric gli prende il tempo, contatto tra i due, voleva calcio di rigore Djuric, protesta molto perché aveva preso il tempo all'avversario. Cepitelli ha rischiato parecchio, è andato subito a Coralli a protestare con l'arbitro Fabbri. Il contatto indubbiamente c'è stato, bisogna vedere come ha valutato l'entità del tutto Fabbri. Intanto il cross di Lugo,
Palla da questa parte dove Pellizzer evita problemi, mette in calcio d'angolo. Partita che si infiamma, adesso siamo al nono. Calcio d'angolo, rivediamo, vedete in vantaggio c'è Pitelli. Però Djuric gli prende il tempo, poi va giù. Questo è il replay migliore. La spinta da dietro c'è, ha rischiato tantissimo. Gli ha piazzato il braccio destro sulla schiena Cepitelli, Djuric va giù, ha rischiato veramente molto qui il Bari. Contatto Cepitelli, Djuric al nono, calcio d'angolo per il Bari, palla in mezzo, Djuric libera. Sabelli di testa, grande traffico in aria, prova ad allontanare il Cittadella ma c'è una posizione fuori gioco segnalata dal guardaline. Si rialza Ciani, punizione per il Cittadella. L'ultimo replay che abbiamo visto era quello migliore per valutare l'episodio. In effetti Djuric aveva preso il tempo, era passato davanti a Cepitelli. Non è stata una gomitata particolarmente violenta, però il braccio dietro gliel'ha piazzato. Qui c'è il fallo, gioco per Paolucci, poi Corali lo stende, calcio di punizione. Punizione dunque a favore del Bari. Pubblico che continua a spingere la squadra di Roberto Alberti. Calderoni. Del Vecchio. Entrato bene in partita Del Vecchio al posto dell'infortunato Romizzi, qui c'è una spinta di Lugo, la vista l'arbitro, calcio di punizione, Lugo dice di no, la sensazione che invece fosse sì. Ecco il replay, sì, è nettamente fallo, lo sposta proprio, peraltro Fabri è a due metri. Calcio di punizione, sciarpata collettiva della curva del San Nicola che capisce le difficoltà della squadra di Alberti. Per il momento dopo quattro successi di fila il Bari sta interrompendo la serie con questo pareggio 0-0. Lotta Coralli, Coralli ancora, arriva Djuric all'ultimo istante, l'anticipo di Guarna, poi Coralli giù. Coralli chiede soccorsi perché l'equazione ha preso una botta. Continua a parlare il dottor Ilario Candido, è tutto ok, probabilmente il colpo duro è stato assorbito da Coralli. Intanto Lugo, Calderoni, Lugo intercetta Busellato ma la mette in fallo laterale. Siamo al 60esimo, Coralli torna in campo, 11 contro 11 dunque, a mezz'ora dalla fine. Prende ancora qualche minuto di tempo Roberto Alberti prima di effettuare i suoi ultimi due cambi. Non tocca nulla Foscarini perché il Cittadella funziona benissimo così, anche se vedo adesso pronto Filippo Lora con la maglia numero 10 a bordo campo. Forse allora Foscarini mette dentro Lora perché evidentemente c'è bisogno di forze fresche. A mezz'ora dal termine si entra Filippo Lora e se ne va nella Cittadella proprio Coralli che evidentemente non ce la fa. Ha provato a rientrare Coralli e allora fischi per Coralli che però è stato uno dei più brillanti nella Cittadella, ha lavorato molto là davanti, ha tenuto su più palloni possibili. Ora al 15esimo del secondo tempo lascia spazio a Lora. È il primo cambio di Claudio Foscarini. Sono entrati Lora nel Cittadella, Del Vecchio nel primo tempo per il Bari. Allontana Busellato, Djuric. Ora vediamo la posizione di Lora, se farà io credo il centrocampista avanzato dietro Djuric. Diventa 4-4-1-1 per il Cittadella. Caratteristiche molto diverse quelle di Lora rispetto a Coralli. Con le mani Sabelli, Sciaudone allontana Alborno, recupera palla Paolucci. Paolucci prova l'imbucata e la trova bene per Surraco. Surraco si allunga il pallone, glielo porta via Polenta. Ha sbagliato l'ultimo controllo Surraco. Poi Del Vecchio, Ciani, appoggio corto di Ciani, avanza il Bari. Calderoni, Nadarevic, zona cross, la mette Nadarevic, c'è una deviazione di un difensore, la palla è tenuta dentro da Di Gennaro, non è calcio d'angolo. Con le mani di Gennaro per Busellato, eccolo il problema, lo vedete in primo piano, è l'avambraccio sinistro, quello colpito per quanto riguarda Coralli, molto dolorante, richiamato dunque Coralli, palla per Lora, appena entrato Lora in area, gli taglia la strada e aspetta la rimessa dal fondo, Polenta, con destro, sul fondo, fisico, fuori gioco. Tutto fermo, calcio di punizione, Lora è partito in anticipo rispetto al compagno di squadra, rimessa dunque... Eccolo infatti col piede sinistro è avanti rispetto alla linea dei difensori Lora. Pallone che viene rimesso in gioco dal Bari, si riparte col calcio di punizione concesso dunque da Fabri, punizione di seconda, braccio alto, posizione di fuori gioco. Passaggio del portiere per Cepitelli. Movimento del pubblico perché è pronto Galano, sentite il boato, qui c'è un fallo di mano intanto, lo vede l'arbitro, mani di Alborno.
rumoreggia il pubblico perché sta per entrare con il numero 11 Galano e sta per uscire il numero 9 Edgar Ciani. E dunque prima punta ora diventa João Silva, Galano e Nadarevic punte esterne. Questo è un cambio che potrebbe incidere in maniera decisiva sul match. Fuori dunque Ciani, 19esimo del secondo tempo, l'ovazione del San Nicola per l'idolo di casa Galano, che entra in campo quando mancano 26 minuti alla fine, più recupero. È il secondo cambio di questa ripresa, mentre Ciani si siede in panchina. Secondo cambio dopo quello di Lora per Coralli, ora Galano per Ciani. Polenta, Calderoni, il coro subito per Galano da parte del pubblico di Bari, mentre tiene vivo il pallone sul raco, anzi no, la palla è uscita su indicazione del guardaline, non è convintissimo sul raco per la verità. La rimessa di Calderoni, dunque ora João Silva punta d'area di rigore con Galano e Nadarevic attaccanti esterni, cerca spazio Lugo, di tacco allontana con una finezza Colombo in fallo laterale, subito con le mani per il Bari, rimessa effettuata Maluccio, ma comunque ne riconquista subito un altro il Bari, palla in area di rigore, giravolta di Scaglia che libera Del Vecchio, vince due tackle, Del Vecchio prova l'imbucata, ancora Del Vecchio, due volte la palla non passa, allora all'indietro Del Vecchio, la butta lunga Calderoni per Galano, la lascia rimbalzare Galano, siamo in area, attenzione al Borno, al Borno contro Galano, va giù al Borno, fallo su di lui, punizione per la Cittadella, va di forza João Silva, arriva Calderoni a rimorchio, Calderoni al limite, allarga per Nadarevic, fa saltare l'avversario, lo ripunta e conquista calcio d'angolo, Enis Nadarevic ha toccato il pallone per ultimo Scaglia, siamo quasi a metà ripresa, quarto calcio d'angolo del Bari contro i due del Cittadella, attenzione a Del Vecchio che di testa è molto pericoloso, lo prende Colombo, la palla arriva sul dischetto di rigore, Galano alle spalle di tutti, Galano circondato da tre uomini, perde palla Galano, se ne va allora sul raco, pallone appoggiato d'esterno dalla parte opposta per Lora, inseguito da Lugo, ancora Lora, accelera Lora, Lugo torna sul pallone, rimessa, no, calcio d'angolo per il Cittadella e siamo a tre calci d'angolo adesso per la squadra di Foscarini. Sì, calcio d'angolo, tocca per ultimo proprio il numero 10 del Bari. Con calma dalla bandierina, Juan Surraco. I minuti passano e tutto questo non fa ovviamente che il gioco del Cittadella. Djuric si prepara con Del Vecchio che lo segue. Arriva il pallone su Djuric, anticipato. Palla fuori dall'area di rigore, parte il tiro al volo. D'esterno però, Paolucci la mette fuori. Tentativo di Paolucci al 22esimo. Siamo arrivati a metà secondo tempo, eccola l'inquadratura migliore per apprezzare il tiro di mezzo esterno, la palla prende il giro sbagliato ad uscire e finisce a lato. 0-0 a metà secondo tempo, tiri nello specchio della porta, 2 per il Bari, 0 per il Cittadella, nessuna parata importante di Guarna, portiere del Bari, che però ha rischiato specie nel primo tempo con due conclusioni di Rigoni e Surraco. Da distanza ravvicinata il colpo di testa di Surraco, da distanza ravvicinata il tiro a lato di Rigoni soprattutto, comunque zero parate di Guarna, in ogni caso un buon Cittadella quello che stiamo vedendo oggi al San Nicola. Riccardo Colombo, poi l'appoggio di Rigoni, Pantera Surraco, c'è fallo di Lugo, Vecchio che porta rapidamente lì il pallone, lascia poi a Lugo, questo il fallo fischiato, gli appoggia proprio il braccio sulla schiena, gli impedisce di saltare, fallo di Scaglia sul centrometti João Silva. 20 minuti alla fine, in barriera Busellato e Lora, ne vuole 3 in barriera di Gennaro, per ora ne ha 2. Sabelli di fianco a Lugo, potrebbe comunque tirare Lugo, fischia l'arbitro, intanto è iniziato a piovere a Bari, parte Lugo che va in porta, all'ultimo istante la vede arrivare Di Gennaro che si salva in calcio d'angolo, la palla entrava, 25esimo minuto, Di Gennaro evita il gol del Bari sulla punizione di Lugo, pericolosa, attento il portiere che mette in calcio d'angolo, corner dunque per il Bari, quinto tiro alla bandierina, veniamo in area di rigore, Sciaudone, su di lui Djuric,
anche al Borno, arriva il pallone un po' più profondo nella mischia, la tocca Del Vecchio, tentativo di rovesciata alta sopra la traversa di Scialdone che si coordina ma la mette fuori, ha agganciato il pallone cercando intelligentemente il palo più lontano, essendo molto vicino alla linea del gol ha cercato il palo lungo per consentire al pallone di scendere, ma la cosa non gli è riuscita. Lo rivediamo, il calcio di punizione di Lugo che ha portato al calcio d'angolo, questa la bella parata di Gennaro sul tiro di Lugo che si sarebbe infilato nell'angolino basso alla sinistra del portiere. Complimenti del numero 5 Pellizzere di Colombo per Di Gennaro. Poi il tentativo di Scialdone in acrobazia, adesso ha recuperato palla il Bari, il tocco sbagliato intendeva servire Scialdone ma João Silva non riesce a dare la forza giusta al pallone. Paolucci, busellato ancora da Paolucci, esce dalla propria panchina Roberto Alberti per urlare qualcosa ai suoi mentre Djuric va di sponda, non ci arriva però Lora. Sabelli per Polenta, Del Vecchio, Sabelli, meno di 20 minuti alla fine, poi però ci sarà recupero corposo. Djuric, troppo lungo il tocco per Lora, Polenta sbaglia però anche lui, Colombo, cominciano a aumentare gli errori, altro errore, stavolta ha sbagliato il passaggio Lora, concede la ripartenza al Bari, ancora Lora che chiude su Nadarevic, ritorna la rimessa proprio su Nadarevic, sfortunato in questo caso perché Colombo gli calcia la palla addosso, è rimessa dal fondo, buona partita anche di Riccardo Colombo nella posizione di terzino destro. A fine partita, mentre rivediamo il tentativo di pallonetto di Scialdone con palla alta, a fine partita ci saranno 2 minuti di recupero, ultimamente niente, ha fatto giocare Fabbri. 17 minuti alla fine, quando il Bari si rovescia ancora in avanti. Scialdone, per il momento l'ingresso di Galano non ha spostato gli equilibri. Eccolo Galano, passaggio in mezzo per Del Vecchio, Cittadella che chiude benissimo gli spazi, si propone Nadarevic, aggredito regolarmente da Colombo che lo ferma, contropiede, parte il lancio, vediamo Djuric, fuori gioco, bandierina alta, tutto fermo, calcio di punizione, già battuto, rientra rapidamente in copertura Djuric, già ripartita l'azione del Bari, Guardalina ha aspettato un attimo, poi è andato su con la bandierina, nel momento in cui è partito il lancio forse non c'era però, forse era ancora in linea con l'ultimo difensore, è chiaro che era difficilissimo da prendere, rimane però qualche dubbio. Siamo già dalla parte opposta con l'attacco del Bari, allontana però Pellizzer, Del Vecchio, 29 sul cronometro adesso, Polenta, tutto il Cittadella dietro con il suo 4-4-1-1 abbottonatissimo, per il momento riesce a portare a casa un punto Foscarini, uno stadio complicato come il San Nicola degli ultimi tempi, contropiede adesso della Cittadella, lancio di Surraco per Djuric, Cepitelli che aggancia con eleganza un pallone difficile, applausi per Cepitelli. Del Vecchio può ancora giocarsi un cambio, Roberto Alberti, 2 invece per Foscarini, Galano, Scialdone, si torna in mezzo, Lugo, sale anche Calderoni, rallenta il Bari, adesso si propone vantaggio decisivo di Scaglia sul colpo di testa di João Silva che stava per portare in vantaggio il Bari proprio alla mezz'ora, poi fallo contro il Bari, calcio di punizione, Cittadella che ha rischiato tantissimo, la disperazione di quelli del Bari che avevano visto il pallone infilarsi e invece l'urlo rimane strozzato in gola. Rivediamo qui intanto il fallo di Sabelli che fa ostruzione così su Paolucci, questa è l'occasione di João Silva sul cross di Calderoni, la piazza proprio da fermo, era battuto di Gennaro, provvidenziale il salvataggio sulla linea di Filippo Scaglia. Torniamo in diretta, occasione da gol dunque alla mezz'ora, potrebbe aver incendiato un po' gli entusiasmi del pubblico barese. L'apertura per Galano, lo ferma Alborno, occasioni migliori dunque, la punizione prima di Lugo al 25esimo e poi il colpo di testa di João Silva alla mezz'ora, mentre qui Sabelli ferma Paolucci, forse c'era fallo, infatti protesta molto Paolucci, Galano riparte, Galano butta la palla avanti, lo stende busellato, giallo, attenzione perché adesso si accende una rissa davanti al quarto uomo che interviene,
tiene tutti d'occhio Fabbri, occhio perché la tensione è altissima. Nel giro di pochi secondi, prima Paolucci si è lamentato per una punizione non concessa a suo favore, poi Busellato ha vendicato Paolucci all'altezza del centrocampo. Busellato si becca un giallo sacrosanto perché è andato dritto su Galano. Quelli del Cittadella protestano ancora con Fabbri perché prima forse c'era un fallo su Paolucci una trentina di metri più avanti. Intanto Busellato incassa il giallo, vediamo Fabbri cosa decide, parla con Alberti. Però non c'è tensione tra i due, rivediamo, qui va dritto sul corpo dell'avversario Busellato, non c'è proprio discussione perché la palla passa, Galano no. Busellato dunque ammonito, era diffidato e salta l'Empoli e questa è una brutta. Galano, Sabelli, parte lui, Sabelli in mezzo a due, fallo e calcio di punizione, per un attimo ha dato vantaggio perché la palla era di Sciaudone, occhio perché arriva il giallo per Rigoni, anche Rigoni ammonito, non era diffidato però. Sono quattro gli ammoniti, Rigoni, Busellato, Djuric e Surraco nel Cittadella. Protesta Rigoni, poi si allontana, lo rivediamo. Lascia lì forse la gamba sinistra Rigoni, Sabelli va giù, vediamo da qui. No, non c'è niente, questa è l'inquadratura buona, ha ragione Rigoni, non lo prende per niente. E Sabelli che è andato a cercarsi un contatto, stavolta a bocca Fabbri, non c'era assolutamente nulla. Calcio di punizione a favore del Bari dunque al 34esimo del secondo tempo, punizione che non c'era, così come non c'era il giallo per Rigoni. Nella caduta ha preso una botta al braccio sinistro anche Sabelli che sanguina, sembra quasi non accorgersene. Tifosi del Bari che aspettano questo calcio di punizione, 5 in barriera, ne piazza Di Gennaro. Da lì Galano e Lugo possono far male. Lugo col mancino potrebbe calciare sopra la barriera, parte Lugo, sopra la barriera, Lugo, rete! Vantaggio del Bari all'80esimo, il Bari sblocca con un capolavoro di Lugo su calcio di punizione, il primo gol in stagione di Lugo, condanna il Cittadella alla sconfitta per il momento. Lugo alla fine porta in vantaggio il Bari, 35.181 spettatori che esplodono di gioia. Sarebbe per il Bari la quinta vittoria consecutiva. In questo momento il Bari scavalca Spezia, Lanciano e Crotone e sale a 60 punti, esattamente in sesta posizione. Il Bari è in piena zona playoff, scavalca il Crotone, si piazza dietro al Modena di Novellino grazie a questo capolavoro di Lugo che pennella un calcio di punizione imparabile, un calcio di punizione che però, come abbiamo visto, non c'era. Calcio di punizione concesso dall'arbitro per un presunto fallo di Rigoni su Sabelli, la punizione non c'era, il fallo neppure, men che meno il giallo, però un capolavoro su calcio di punizione di Richard Lugo che firma il suo primo gol in campionato e regala al Bari la zona casatissima. Ha cercato di replicarsi dopo il calcio di punizione, il palo salva il portiere Di Gennaro, poi fuori gioco di Galano, cambio, esce Busellato perché già ammonito, entra il numero 21 Leo Perez, Leonardo Perez, un attaccante, si sbilancia ormai perché non ha più niente da perdere in Cittadella, si gioca in una bolgia assordante, quinta vittoria consecutiva del Bari che non conosce più ostacoli. Il rinvio lungo della difesa, bandiere che sventolano, bandiere biancorosse in tutto il San Nicola. Credo siamo davanti alla vittoria probabilmente decisiva nella corsa del Bari verso il playoff. Bari che poi nel prossimo turno sarà a La Spezia per un altro scontro diretto prima di chiudere il campionato qui in casa contro il Novara, squadra che scenderà al San Nicola alla ricerca di punti salvezza. Saranno due grandi partite, Spezia-Bari e Bari-Novara. Questo è il capolavoro di Lugo che vale i 3 punti. Ripeto però, nasce questa punizione da un fallo concesso dall'arbitro, una punizione che non c'era, però noi l'abbiamo visto al terzo replay, dunque è chiaro che insomma l'arbitro dalla sua posizione ha fischiato convinto che il contatto ci fosse. Calcio di punizione a favore del Bari, cambio nel Bari, l'ultima chance se la gioca adesso Roberto Alberti, dentro Zanon, fuori Sabelli. È un momento di entusiasmo collettivo, Sabelli va a stringere la mano all'arbitro e poi saluta il pubblico, se ne va, ha giocato una grande partita il terzino Stefano Sabelli. Dentro Zanon,
mancano 7 minuti alla fine. Non ha più cambi adesso il Bari, ne ha ancora uno invece il Cittadella, che ha fatto entrare Perez al posto di Busellato poco fa. I cambi nel secondo tempo sono stati 4, perché Del Vecchio è entrato nel primo tempo. Dunque 4 cambi nella ripresa, fanno 2 minuti di recupero, più altri 2 per l'infortunio a Coralli, sono 4 in tutto. Andremo almeno fino al 94esimo. Si gioca intanto, il Cittadella deve stringere i tempi, avrebbe potuto firmare il 2-0, invece lì gli è stato fischiato fuori gioco contro. Ripeto, mi rimane sinceramente qualche dubbio. Polenta, colpo di testa di Galano, non ci arriva nessuno dei compagni, allontana Pellizzer che conquista, rimessa laterale, se la prende col guardalinea perché secondo lui aveva subito fallo, rimessa con le mani effettuata dal Borno, ancora al Borno, perde un pallone Lora ma lo ritrova, pronto l'ultimo cambio di Foscarini, sta per entrare Piscitella, un altro attaccante con la maglia numero 7, si sbilancia in attacco ormai il Cittadella che non ha più niente da perdere, intanto qui c'è fallo commesso su Galano, intervento irregolare di Alborno, entra Piscitella, si chiude qua intanto la partita di Paolucci, se ne va Paolucci. Siamo arrivati al 42esimo del secondo tempo, 3 attaccanti, Piscitella più Djuric più Perez, 3 attaccanti per Foscarini per evitare la sconfitta. Nadarevic, buono il passaggio, Galano che rientra, ancora Galano, cerca il mancino, la palla è lenta, facile per il portiere del Cittadella di Gennaro, il rinvio di Gennaro subito a cercare Djuric, la stoppa lui, lo scarico all'indietro, Lora in mezzo, attenzione alla conclusione da fuori, con palla sul fondo, ha calciato forte Rigoni, tiro impreciso però quello di Rigoni, si lancia in volo Guarna, la palla è sul fondo, rivediamo il tiro, l'idea non era male, la palla però è calciata da Rigoni con un effetto ad uscire che non trova lo specchio della porta per il Bari, dunque al momento sono 5 le vittorie consecutive e diventano 8 nelle ultime 9 partite, i tiri in porta 7 contro 0 finora per quanto riguarda il Bari, bilancio incredibile del Bari, ripeto, nelle ultime 9 giornate 8 vittorie e una sola sconfitta, quella contro il Latina in casa 0-1, in quella partita che fece segnare il record di presenze 32.528, battuto quel record stasera, siamo arrivati a 35.181 e io credo che nell'ultima di campionato col Novara il record verrà ancora superato. Sul rilancio intanto ha toccato al Borno per ultimo, la rimessa con le mani a favore del Bari, siamo entrati nel penultimo minuto di partita, poi recupero. La Serie B sta conoscendo una delle grandi protagoniste, io credo, del playoff di giugno, se il Bari non sbaglia le prossime due partite è praticamente dentro. Spezia-Bari la prossima, grande match, e poi Bari-Novara all'ultima. Attacca ancora Calderoni, cerca di chiuderla il Bari, Calderoni, sovrapposizione di Lugo che la mette in mezzo, cerca una finezza Jo Silva, la tocca per ultimo lui, rimessa dal fondo nel groviglio di gambe, ha toccato per ultimo Jo Silva, vediamo sul cross, sì, probabilmente Jo Silva per ultimo, cross di Lugo nella carambola e il giocatore barese la mette sul fondo, siamo all'89esimo, sono diventati 5 i cambi nel secondo tempo dopo l'ingresso di Piscitella, dunque saranno 5 cambi, 2 minuti e mezzo più altri 2, sono 4 e mezzo di recupero arrotondati, io credo a 5 minuti, partita che dovrebbe chiudersi al 95esimo, lo sappiamo tra poco, occhio al quarto uomo, calcio di punizione intanto va a battere in Scaglia, palla alta in aria, la chiama Guarna e la tiene lì, boato del pubblico sull'uscita di Guarna che la tiene, già si festeggia in curva, la quinta vittoria di fila, l'ottava nelle ultime 9 per il Bari, che adesso porterà tutti i suoi tifosi allo stadio Picco di La Spezia per un grande match decisivo anche quello in vista del playoff tra Spezia e Bari. Davis Maggio contro Alberti, mentre il quarto uomo ha chiesto la lavagna luminosa, siamo al 90esimo, attacca il Bari centralmente, Nadarevic va in porta, la tiene Di Gennaro, vediamo se sono 5 minuti, rilancio lungo di Di Gennaro, confermo 5 di recupero. Andiamo al 95esimo, palla gestita da Leo Perez, prova a passare ma non ce la fa,
può spazzare il Bari sul suo rilancio, la tiene ancora la formazione di Foscarini, la butta lunga al Borno, cerca la testa di Djuric, non la trova però. Intervento di Guarna, si lamenta un po' Djuric perché sta facendo sportellate contro tutti i difensori del Bari. Rivediamo il movimento di Djuric, lo aspetta lì di mestiere Polenta, mentre questo è il tiro di Nadarevic con la parata a terra di Di Gennaro. 45-40 secondi, è ancora lunga, più di 4 minuti da giocare, palla sul limite dell'area. Nadarevic, fallo suo, calcio di punizione per il Cittadella. Foscarini davanti alla panchina sta urlando ai suoi di attaccare, si becca anche il giallo Nadarevic per le proteste. Ammonito Enis Nadarevic ed è giallo pesante perché era diffidato e lui lo sa. Nadarevic salta allo Spezia per questo fallo, in effetti la prende anche col braccio sinistro, la stoppa, poi tira comunque, protesta per la punizione contro, si becca il giallo mentre l'arbitro chiede a quelli del Cittadella di arretrare il pallone perché Nadarevic era al limite dell'area di rigore. La punizione si batte a tre quarti, si riparte 46-20. Nadarevic dunque verrà squalificato, ripeto, salterà lo Spezia. Si gioca contropiede del Bari, Galano, Galano contro Rigoni, è più veloce Galano, ancora Galano verso la bandierina del calcio d'angolo. Galano nasconde il pallone, sono in quattro ad attaccarlo e allora dietro per Sciaudone. 46-40, zona tiro, prova la conclusione l'autore del gol, Lugo, ma la mette altissima. Vuole un pallone per far ripartire subito il gioco Di Gennaro, torna rapidamente dietro anche Del Vecchio, guardate la tensione per Claudio Foscarini. Tutta la panchina del Cittadella chiede ai giocatori di maglia gialla di crederci anche se manca poco alla fine. Iniziato il terzo dei 5 di recupero. Pallone allontanato dal centrocampo Baresi, qui c'è fuori gioco di rientro di Galano. Punizione a favore del Cittadella. Vediamo le urla di Alberti, chiede a qualcuno di andare sulla palla per impedire la battuta. Galano è lì vicino. Tutto pronto per il calcio di punizione che arriva adesso, la battuta di Scaglia. Area di rigore, non ci arriva Djuric. Sta arrivando Perez che spinge a terra Calderoni che incita, aizza la curva. Anche Del Vecchio chiede alla curva all'urlo quando siamo ormai al 93esimo. Calcio di punizione a favore del Bari. Per il Cittadella sarebbe la seconda sconfitta di fila dopo lo 0-2 in casa col Palermo. Questo 0-1 a Bari. La prossima il Cittadella là in casa con l'Empoli, poi chiude il campionato a Lanciano, non un calendario facile, anzi tutt'altro. Però dietro Varese e Novara si scontreranno tra di loro sabato e per il Cittadella potrebbe essere un ottimo, potrebbe essere un grande vantaggio giocare con l'Empoli sapendo già il risultato di Novara. Si lotta su questo pallone gestito ancora dalla difesa del Bari, 48-15, la recupera Alborno. Piscitella, Alborno la butta verso l'area, sbaglia completamente l'impatto col pallone. 48-30, rimessa dal fondo, 1.5 alla fine, quasi fatta per il Bari. I tifosi aspettano soltanto il fischio finale dell'arbitro Fabri di Ravenna, decide il gol su calcio di punizione all'80esimo di Lugo, giocatore paraguayano dotato di un gran tiro, battuto tutti i calci di punizione oggi, alla fine ha trovato la traiettoria vincente. Primo gol in campionato, primo gol in assoluto di Lugo in Serie A, non aveva mai segnato in Serie B, chiedo scusa, non aveva mai segnato nel campionato di B Lugo, giocatore classe 92. Occhio però a Djuric contro Polenta che lo ferma, se ne va ancora Polenta, si sgancia, finisce a terra, la palla è per Lugo, chiuso ancora Cittadella. Iniziato l'ultimo minuto dei 5 di recupero, rimessa laterale per il Cittadella. Colombo va a recuperare rapidamente il pallone, c'è l'ultima chance per la formazione di Foscarini. Se il Bari porta a casa questo risultato fa un salto decisivo in piena zona playoff. 49-30, arriva il cross in mezzo, esce Guarna e la tiene, e sul boato della curva Guarna urla ai suoi di andare calmi perché ormai è finita. 49-35 e comincia l'ululato dello stadio San Nicola, classico urlo che precede il fischio finale, tutti aspettano il triplice fischio di Fabri. 49-50, palla giocata lunga dal Bari, la recupera il Cittadella, ma siamo ormai alla fine, è tutto pronto per il fischio dell'arbitro che arriva adesso. Il Bari vince ancora, batte il Cittadella 1-0, sale in piena zona playoff, 60 punti per il Bari che si candida a un grande ruolo da protagonista nel playoff.
la società. Azienda si chiude con il trenino storico Porta Fortuna, che negli anni 90 era quello del grande Bari di Tovaglieri Proti. Io prima di chiudere aspetto, perché Showdone si sta inventando qualcosa, vediamo. È il primo, ha chiesto a tutti di stare zitti, è Showdone che fa partire il coro, e il coro è Serie A, Serie A. Eh sì, Showdone ha fatto partire il coro della Serie A, sentiamolo. È stato Showdone a nome della squadra a zittire la curva, a far partire il coro. Vi aspettiamo là, vi aspettiamo in Serie A. Forse ce n'è un altro, aspettiamo. Ormai siamo allo show puro. Andiamo da Showdone. Questo è il classico Forza Bari. Showdone faccia un gol, evidentemente il beniamino tutti, centrocampista che veramente quest'anno è stato l'uomo in più in tante partite lì in mezzo al campo. Ma insomma, ormai il clima l'avete capito, qui siamo alla festa pura, anche se il Bari non ha vinto niente, però insomma il successo di oggi sta portando il Bari in piena zona playoff. Ora mancano due partite, vedremo come finirà la Spezia, vedremo come finirà contro il Novara. Domani sapremo qualcosa circa l'esito della terza udienza per l'asta fallimentare. Le prime due sono deserte, domani forse, come vi dicevo, non sarà così, però io direi restiamo ancora qui, perché sono immagini che i tifosi del Bari si stanno gustando. Non si può chiudere tagliando queste immagini di festa della curva. Questa è la squadra che si mette in posa per i fotografi, c'è una forza di gruppo pazzesca tra i pubblico è andato all'aeroporto, alla stazione a prendere i giocatori quando rientravano in aereo col treno dalle varie trasferte vittoriose. Questa è l'atmosfera che si vive a Bari, con una società che ha portato i libri in tribunale due mesi fa, ma nonostante tutto Bari nel cuore. Il Bari con la vittoria di oggi continua a puntare dritto in alto, sogna la Serie A, come Showdone ha detto chiaramente. Vi ricordo alle 21 la Serie B chiude la sua terz'ultima giornata, si gioca a Latina tra Latina e Siena. Il risultato finale quest'oggi: Bari batte Cittadella 1-0. Prima di chiudere, grazie ai tecnici e agli operatori che ci hanno regalato queste belle immagini di Bari-Cittadella, grazie a Gabriele Falvo per la regia, a Giorgio Antognolo per la produzione, da Antonio Nusiera grazie a tutti per l'attenzione. E sulle immagini veramente incredibili dello stadio di Bari e dei giocatori in festa ci lasciamo. Bari batte Cittadella 1-0, è tutto, gentili signore e signori, buonasera.